ma ma na 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 Eccoci puntuali, buonasera, ben trovati appuntamento con 10 domande 10 ogni lunedì alle 21, in replica alle mezzanotte la domenica dopo alle 18 potete trovarci anche su internet all'indirizzo tg10.it e sulla pagina facebook sul nostro profilo 10 domande 10 oggi parleremo di cabaret parleremo di attualità, di politica di calcio, parleremo di tutto con un gradito ospite che ha raggiunto il nostro studio itinerante lui arriva esattamente da Mister Bianco dalla provincia di Catania, lui è l'attore capartista David Simone Vinci buonasera ben trovato grazie Giuseppino come stiamo? benissimo Giuseppino certo sta presentazione il tuo tono della voce eh. mi sembri molto della Merkel pare eh. il tedesco perché proprio <ride> <ride> no, Giuseppe era così è simpaticissimo non è che è ingazzato perché quando pare io non pare che è ingazzato no no io sono felicissimo di essere qua anzi subito colgo l'occasione di salutare tutti i telespettatori di Canale 10 Straordinari a rete che proprio qualche settimana fa ci siamo tenuti in compagnia no? con la Fabio, e un'altra collega e poi devo ringraziare uno sci autista sì. Giuseppino Giuseppino con un bello Mercedes ma era una casa popolare per macchina infatti <ride> ci si arriva a Limo li <ride> comunque un bel viaggio e sono felicissimo di essere qui a Gela Gela che tu conosci, non eh, soltanto perché sei stato ospite ultimamente nella Pinacoteca, in quel convegno sì. degli infermieri forensi, ma perché già Gela tu hai svolto delle attività importanti. Certo, a parte, a parte diverse serate di cabaret, ma poi purtroppo con il mio lavoro, perché io sono un infermiere, me ne vanto, me ne vanto veramente, lavoro in radiologia con tanti pazienti oncologici e ne ho tantissimi di Gela, purtroppo Gela, Niscemi, anche nelle zone limitrofe. Cosa dirti Peppino? Perciò Gela è per me, a parte che la Sicilia io amo, perché io sono un sicilianista e poi comunque l'ho vista, l'ho trovata cambiata Gela sotto tanti punti di vista, anche nella topomastica. Infatti, quando vengo già mi furiava a testa quando ero a ci Gesù, cioè mi vengo quasi no, no no Ma comunque, a prescindere, io conosco Gela benissimo e sono felicissimo, ripeto, di essere qui con voi. Va bene, dobbiamo fermarci un attimo perché noi abbiamo degli spazi pubblicitari che ci permettono di andare avanti. Allora, questa volta c'è la pubblicità, eh? Certo. Consigli per gli acquisti, non cambiate canale, da Davide Simoninci e da con Baruzzo Giuseppino, canale 10. siamo ritornati in compagnia di David Simone Vinci, poc'anzi dicevamo l'ha detto il nostro ospite che svolge un'attività importante che è quella di infermiere al santo bambino del Vittorio Emanuele di Catania nel reparto radiologia, ci sono molti pazienti gelesi, niscemesi è tutto riconducibile secondo un vostro termometro alla presenza della raffineria? Io per una mia statistica personale da 23 anni che, fa, che svolgo questa professione e da un 5-6 anni, anni che lavoro con i pazienti Oncologici, eh, io lo attribuisco moltissimo a questo discorso delle raffinerie perché poi nelle zone come Priolo, Gargallo, Milazzo, Licata, Gela, eh, Augusta, dove c'è proprio una concentrazione proprio di queste raffinerie, c'è un altissimo proprio eh, livello di, di, di malati al, oncologici. Questa è, una, questa è una battaglia che se ne parla sempre, ma di concreto non vedo mai nulla. Anche perché c'è da dire una cosa: che queste multinazionali mandano i soldi all'estero, naturalmente. Qua ci pagano, cioè tutte le raffinerie in Sicilia, pagano a noi come Regione Sicilia. Ho letto qualche, do, qualche cosa: mi sono documentato circa 400.000 euro l'anno, che non bastano neanche per le fotocopie tutti i comuni della Regione Sicilia. Perciò passamana a mano da Cuscenzi, si dice ma danno posti di lavoro, vero? Eh? Ma mettiamoli in sicurezza, facciamo perché la vita umana non ha prezzo. Facciamo le bonifiche soprattutto. Eh, bonifiche, ma perché poi c'è anche un'alta percentuale anche di bambini malformati. Poi ci sono tantissimi aborti spontanei, cioè ci sono tutta una situazione, che eh, questi sono gli organi di competenza, però io da operatore sanitario mi sento di dire una cosa del genere perché la vivo ogni giorno. Tu sei anche un infermiere forense, sì. vogliamo specificare di cosa parliamo? Parliamo degli aspetti legali, amministrativi, della, della professione sanitaria, no? eh, delle sanitaria perché, perché oggi l'infermiere forense tra virgolette, eh, è anche presente in 12 tribunali, in tanti tribunali. D'Italia, credo 12, proprio in Sicilia abbiamo tre tribunali, Messina, Catania e Caltagirone, che hanno proprio la, la figura dell'infermiere forense che è in pratica il medico legale, l'infermiere legale che, infatti, con, insieme ai colleghi stiamo portando avanti non solo la battaglia contro il femminicidio, lo stalking sulle donne, ma soprattutto batterci anche su un discorso che nei pronto-soccorsi è giusto eh, se riusciamo a avere anche il codice. Rosa. Il codice rosa non è altro che eh, oltre la, il pronto soccorso normale col triage eccetera eccetera, il codice rosa in pratica è una corsia preferenziale con, oh, con il massimo tra virgolette della riservatezza dove all'interno ci sono gli infermieri forensi. Eh, psicologi, sociologi, ostetriche, ginecologi eccetera eccetera, dove quando, eh, quando la donna si presenta al pronto soccorso in maniera anonima, eh, con molta riservatezza, perché oggi purtroppo il danno è che la donna non non denuncia il fatto che ha subito delle, delle violenze. Eh, da lì parte tutta una, un, una macchina, cioè che l'infermiere Forense in quel caso, oltre a medicare la malcapitata va a estrarre dei pezzi anatomici sotto le unghie oppure dei resti per andarli subito ad analizzare il RIS. Noi infatti facciamo questi convegni non solo con la dottoressa Scavo che è un pubblico ministero tribunale di Catania, è stato anche qui a Gela lei, tra virgolette. anzi eh, nella carriera lei è nata. Proprio qui a Gera, e poi con il comandante Schiavone che è il comandante del RIS di Messina, e poi ci sarà un, un, il telefono diretto con il questore, il questore manda subito gli inquirenti, si fanno le giuste, i giusti accertamenti. e Invece di, di come succede oggi purtroppo in tante occasioni. Che non viene arrestato l'aggressore eh, e l'aggredito ha tra virgolette sempre la parte eh, diciamo, non solo il danno ma anche la beffa perciò questo è un, uh, questo è un progetto che insieme ai miei colleghi stiamo portando avanti perché l'associazione non, non, non si occupa solo di questo ma di, proprio di educazione sanitaria quando incontri un paziente torniamo alla tua attività principale qual è la prima cosa che ti chiedono? Allora, personalmente mi non riconosco, ma lei, è un signor Vinci, lei è chi lo ha la televisione, vero? Sì, io, signor, lo ha la televisione. E poi, soprattutto, allora, uh, c'è da dire una cosa, il paziente oncologico, e allora il paziente in generale, allora chi viene al pronto soccorso, chi più, chi meno ha dei problemi, perché uno che arriva in ospedale, despedale non è che arriva per fare la spesa. Soprattutto il paziente oncologico, dico sempre, è un paziente particolare, perché non solo ha dei, dei problemi eh, di salute, ma ha problemi sociali, economici, familiari. Psicologici, sessuali e soprattutto nell'iter nell di chemioterapia, che loro sono sottoposti a chemioterapia, eh, si va a calpestare anche la propria dignità, perché purtroppo un paziente oncologico, perciò, noi operatori sanitari, io per quanto mi riguarda, io già dall'inizio li faccio sentire non un numero, perché purtroppo ormai non si chiamano più pazienti, si chiamano utenti no? ma eh, per me sono esseri umani, perciò li accolgo già vedo, già faccio il mio primo triage visivo vedo se già sono nervosi, nel senso sono preoccupati se non hanno dormito durante la notte, perché poi si ripercuote tutto durante l'esame perché mh, noi andiamo a incannulare delle vene eh, maltrattate, bruciate dalla chemioterapia con degli acchi cannula per poi fare il medico. Di contrasto, perciò, il nostro compito è quello di in, quelle, in quei 20 minuti mezz'oretta, metterli in una in una situazione veramente beata. C'è un particolare che ti ha colpito in questa tua attività? Ma sai, io ho tantissimi anni di rianimazione, cardiochirurgia, neonatologia 118. Beh, te ne posso raccontare centinaia e centinaia, però ti uno ripeto, tragico non no? più che altro che è finito anche in un gli Fine perché mi è arrivata una, una signora di 33 anni con una encefalite post morbillo in pratica la, questa malattia non si è sfogata verso l'esterno ma verso l'interno cioè gli è venuta un'encefalite con un coma di quinto grado addirittura già era morta completamente è stata da noi in rianimazione per 7-8 mesi e durante il suo percorso io ogni giorno eh, anche fuori orario parlavo con lei perché lei era addirittura una grande mia fan perciò gli mettevamo non solo la musica dei Pooh che le piaceva tantissimo più, anche i miei sketch io vedevo che quando gli mettevo gli sketch miei o della canzone dei Pooh aumentava il battito cardiaco perciò lì ho capito che lei stava iniziando a capire, sentiva eccetera eccetera Fin quando poi c'è stato il risveglio, e da lì è stata una, una mia. perché poi l'ho seguita anche il posto rianimazione. I parenti mi hanno chiesto la cortesia di accompagnarla in questo centro di riabilitazione perché, una, una paziente che sta tantissimi mesi a letto, oh, si creano delle calcificazioni a livello osseo e mi ricordo l'ho accompagnato a Roma, questa è stata una delle più belle mie vittorie, anche perché il paziente è in rianimazione, dico sempre, che il suo ossigeno è il respiratore automatico, il loro mondo esterno siamo noi, perciò cioè, oh, tutto sta, perché noi dobbiamo avere sempre a che fare con due cose importanti, con la nostra anima e con Dio quando non abbiamo a che fare chissà noi ci siamo tranquilli a posto capisco intanto, deduco più che altro che sei un cattolico praticante sì, sì, io credo in Dio anche perché oggi più che mai mi sento veramente rappresentato da un grande uomo che io lo definisco Zuciccio, che è il nostro Papa perché quello che lui fa io nel mio piccolo l'ho sempre fatto e poi dico sempre una cosa, se noi vogliamo che il mondo cambi dobbiamo essere prima noi a cambiare caro Giuseppe perché se tu punti il dito verso gli altri ne hai tre puntati verso di te Perciò cioè iniziamo noi a cambiare noi, iniziamo a vivere di amore, che il vero amare è dare, non è ricevere. Questi sono dei valori che purtroppo oggi la società si è dimenticato. Io conservo queste cose. Perché oggi si vive tutti nel, nel materialismo, ah, soldi non c'è cosa importante, però io dico sempre che la ricchezza che Dio ci ha dato è la salute, fin quando la salute puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. Qualsiasi obiettivo. So anche, perché qualcuno ve l'ha detto, un uccellino. Che a te piace molto la politica. E probabilmente eh, fra sì. qualche anno che succederà? Allora, per me, allora, per me il mio scendere in campo in politica è da tre anni. Io sono stato candidato alla presidenza del mio quartiere, che veramente sono onorato di, di essere cresciuto in quel quartiere che è un quartiere di periferia, Librino. Librino sì. certo. Andando di blocco perché si sta arrivando al caffè. Certo, certo, eh, certo. C'è vuole il caffè. Certo. Un eh, Mammoriano cosa direbbe in questo caso? Signorinella. Tu sei carina, 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 no? Ah, carina. <ride> <ride> perciò, e come ti stavo dicendo, sono stato candidato come alla presidenza, allora si chiamava PDL in 15 giorni senza poter mettere neanche un manifesto da solo con tutti, diciamo, in 15 giorni con la motocicletta, neanche la coalizione mi ha aiutato, perché si lavano i mano, tutte cose, mi abbiano allo sbaraglio, in 15 giorni in un quartiere ho preso 2500 voti circa. Cacollante politica che c'è oggi, che loro si sono, non ho numero, sono un buona classe. Infatti sono stato battuto per 208 voti con 270 candidati. E da lì le persone me l'hanno domandato, dice Davide, sei una persona umana, per bene preparata, hai le competenze, la conoscenza sul territorio, perché non ci rappresenti? Grazie Enzo Gibbino, coordinatore oggi regionale di Forza Italia, io poi sono un uomo di destra, che oggi comunque destra o sinistra non si capiva più niente, anche perché se noi vediamo il PD che è gestito da un democristiano che un democristiano ne sta peggiando il popolo a tutti, tra virgolette, comunque. Allora, a questo punto io dico tra i mali Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi appunto dice ma magari Camore oggi Silvio Berlusconi, non lo che Canale 5, tale 1, Rete 4, Milano, imprenditori, 61.000 famiglie, più di 61 famiglie che danno a mangiare. Poi, io comunque ho lavorato sempre con Mediaset Mai con la Rai, ho fatto qualcosina con la Rai, ma mai con. No. Però, a prescindere da questo, è un uomo generoso, un uomo che comunque, quando lui era al governo, non si pigliava angustiamente lo Stato perché non ne aveva di bisogno. Non aveva bisogno di rubare i soldi dello Stato. Dice, ma poi si fa le leggi perché chissà che stanno facendo. Perciò, oggi, sono io presidente del Dipartimento regionale di Forza Italia e faccio parte del tavolo della Presidenza, grazie appunto alla fiducia che mi ha dato il, nostro, il mio coordinatore regionale Enzo Gibino, il senatore Enzo Gibino. E tra due anni spero al più presto anche, spero prima dei due anni che il, il, questo, oh, ma non lo, me lo auguro io ma lo, ce lo auguriamo tutti i siciliani che questo governo regionale cadrà prima però ci sono molti interessi tenterò alla candidatura alla regione peccato che voi amici di Gela non mi potete votare ma Catania e Provincia mi potete votare io ringrazio appunto il, il coordinatore Enzo Gibbino che mi ha dato questa fiducia mi ha dato questo incarico importante e ora tra non molto dovrei essere anche tra nel coordinamento provinciale perché è la mia scesa in politica? Perché dico sempre, signori, a panzechina non può credere a di una. Perciò se non c'è uno di noi, ma veramente uno di noi che nasce dalla strada, ha fatto un percorso e soprattutto vive la sofferenza giorno dopo giorno e non solo, e le problematiche delle persone, perché io nesco, io, esco, io nasco da un quartiere, tra virgolette, di periferia, Librino, dove veramente c'è fama per davvero. Cioè noi parliamo di extracomunitari, io sono una persona però regolarizziamoli, però io non posso accattarci i biscotti a un estraneo se prima non mangia i miei figli, cioè, chiaro. cioè tutta chiaro, questa... perciò la mia scesa in campo è questa, oggi soprattutto dobbiamo creare le condizioni, io che sono un artista, un domani sarò anche un tecnico, c'è cioè arte, cultura e spettacolo, cioè, non, cioè, la Sicilia può veramente, ma dica dicasi veramente, vivere di, di, innanzitutto di turismo, però ci devono essere i servizi. Ma poi arte, cultura e spettacolo? Noi abbiamo delle location straordinarie che solo noi al mondo ce la possiamo. Cioè, noi a Catania ci facciamo, o, o mare, che a mentre tu ti prendi il sole, che era Giuseppe Ighebireletta, la neve, cioè questi paesaggi, queste, queste location, non ce l'ha nessuno. però oggi la cultura scomparsa, cioè una regione senza arte, cultura e spettacolo, siamo sottosviluppati, signori. Sottosviluppati, non esiste, cioè non esistono una cosa del genere. Cioè, creare indotto di lavoro e poi. Tu, che sei anche nel campo, Giuseppe, oggi invece di fare vedere la Sicilia solo, che io poi tra virgolette sono stato uno dei protagonisti degli episodi delle strage Falcone e Borsellini nel Capo dei Capi, non si possono fare fiction solo di mafia. Coppola, Lopara, eh, squadra di mafia, Capo dei Capi. No, la Sicilia dà ben altro. E io ti dico anche un'altra cosa. Qualche settimana fa, questo l'ho sempre detto e sono stato l'unico a dirlo, io vado allo stadio tifoso del Catania. Mi vado a vedere la partita Catania-Trapani. Signori, credetemi, mi sono commosso e mio figlio mi ha detto, papà perché stai piangendo? Piango perché tutte le condizioni o le situazioni o le emozioni che mi toccano l'anima, io mi emoziono. C'erano i 2000 tifosi del Trapani gridare Catania-Catania e tutto lo stadio ci siamo alzati ad applaudire loro, a prescindere dal risultato del 4-1. Però una cosa del genere non è mai esistita in un derby in nessuna parte del mondo. Invece, quando c'è stato il discorso di Raciti, giornali, guardate cosa è successo in Sicilia, a Catania. Perché quello che è successo qualche, qualche giorno fa nel derby, Juventus Torino, Torino, Juventus, martellate, bombe carte, nessuno ne sta parlando. Ah, e sì, poi però... ti ripropongono sempre le immagini e del Poi ti ripropongono febbraio. bravo le immagini. Do Cibale. Cioè, Signori, ma perché? Perché abbiamo una classe, innanzitutto, politica che non ci rappresenta affatto. Noi vediamo che un ministro degli interni che in Italia ha un 2,3%, che ha già un contenente in Italia, figuravano in Europa come ci deve, tra virgolette, anche rappresentare. Infatti noi vediamo anche i due marinai, sono da Federer, da, vedi se erano americani, vedi se erano tedeschi i vari Latorre, i due Marinari, i due sì, ma sì. eh, Marò. Cioè, ma di che stiamo parando? Perciò il problema, eh, signori, eh, il mio andare a scendere in campo e mettere le mie conoscenze, le mie competenze, la mia umanità, la mia disponibilità al servizio dei miei, della mia Sicilia, di voi siciliani. Pocanzi parlavi di, di Catane calcio. Quest'anno purtroppo non è andata. Come Ma forse tutti... ancora, ancora, ancora siamo, ancora siamo a, a 4-5 punti play dai playoff, eh, dopo dai. con queste 5-6 vittorie di fila. Ma sai, ma già è un grande successo, che eravamo l'ultimo, ora siamo quasi eh, ai playoff, perciò va bene così. E abbiamo un grande squadrone, però si è sbagliata la preparazione atletica, infatti l'abbiamo ora dimostrato cambiando il preparatore atletico, abbiamo tolto alcuni rami secchi, i vari argentini che erano lì, perché c'era il, il nostro amico presidente delegato che l'aveva già come figliozzi, però grazie a Dio abbiamo una grande squadra, però mi dispiace perché... Infatti a me mi è dispiaciuto, tra virgolette, anche quando c'è stata la re retrocessione de del Palermo, perché avere due squadre in una regione come la Sicilia in Serie A, come immagine, come economia, cambiano le cose. Purtroppo poi abbiamo la classe politica che queste cose non li sappiamo sfruttare. Se tu oggi dovessi mettere uno slogan no, per pubblicizzare la tua candidatura, quale slogan metteresti? Ci hanno, fatto finire, ci hanno fatto smettere la foglia di sorridere uno più divertente dai e eh no minchia detto da un cabarettista <ride> ne dice non finire magari ha voglia di sorridere cioè è il massimo okay. cioè, cioè, invece questo è e quello direbbe invece un monfiano un monfiano eh. ah, ma sai un monfiano cioè, un monfiano è un poco fasulino <ride> è un <ride> poco fasullo perciò votato a me che faccio cambiare il mondo io sono una <ride> pigliata a poco io. invece il mammariano direbbe se io ai chiano va besso a tutti Be feste <ride> Ok, ci fermiamo ancora una volta. Ok. Così abbiamo la possibilità, anzi tu già ne hai preso il caffè. Sì, io sì. ancora no. Ci fermiamo un attimo lì nella regia per la pubblicità. E allora, siamo ritornati. Dove ho dato spazio ai vostri compagni di viaggio, intanto volevo anche eh, dirvi che David Simone Vinci è nato il 19 agosto del 1970, dunque 40... 44. 44 di aver 5 anni. Ad agosto. Ad agosto 45 anni. Ed è papà anche di. Davide Simone, Simone Vinci. Vinci. Nato lo stesso giorno, lo stesso mese, però eh. ha 12 anni mio figlio. Tu adesso <ride> convivi con una ragazza, no? Eh, sì, no, no eh, ho una mia compagna. Mm. Sì, 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 diciamo un rapporto sentimentale eh. turbolento no, con l'ex no, 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 assolutamente eh, noi no. siamo in ottimi rapporti, eh, anche perché noi al di sopra abbiamo messo il nostro figlio, perciò eh, noi vabbè. siamo in ottimi rapporti che frequenta la seconda la media, seconda media sì, e sì, cosa sì, ti auguri sì. per tuo figlio un giorno? ma eh, ora come ora il, il, il futuro è un po' turbolento per tutti, mm. perché per ogni genitore lo ricordo, è già presente eh, eh. Eh, naturalmente sì, però io sono sempre fiducioso dico sempre che sopra le nuvole c'è sempre il sole perciò chi oscuri pensa non può perfetto voglio. questa è la, la parabola <ride> eh, tu hai sposato anche un progetto che riguarda una situazione di autistici sì autistici, io sono molto ma molto oh, tra virgolette. Eh, coinvolto nel sociale e, e soprattutto, oh, siccome nel mio reparto tra virgolette, ho due colleghi che hanno due bambini autistici, eh, e niente, c'è questo, questo progetto che è il DOPO, no? il, dopo, il, dopo il genitore, no? eh, perché il cruccio di, di ogni genitore che ha un bambino disabile autistico che sia. E dice: Ma quando non ci sarò io, mio figlio, in uguale mani andrà a finire? Innanzitutto ci sono delle strutture d'eccellenza. Per esempio, noi parliamo sempre di malasanità, che è un mio cavallo di battaglia. Per esempio, a, Cana a Catania, e eh, questo è un, um, un appello che faccio a tutti i telespettatori: a Catania c'è l'odontoiatria speciale, eh, capitanata da Riccardo Spampinato, il primario, che loro fanno anche degli screening a domicilio, cioè in logo. Eh, gratuiti, per tutti i bambini disabili, perché il problema non solo è che loro si occupano di odontoiatria, ma poi all'interno c'è il cardiologo, il gastroenterologo, cioè in poche parole chi ha problemi del genere, perché oggi estrarre anche una mola o fare un impianto a un bambino autistico o disabile è quasi impossibile, loro, a parte che sono un'equipe straordinaria, sei di medici, infermieri, eccetera, eccetera, cioè loro addirittura fanno accompagnare il ragazzo in macchina. E a mod'i scherzo già lo addormentano in macchina lo mettono in barella e lo portano in sala operatoria e lì c'è cioè, con il consenso dei genitori eccetera eccetera e queste, e perciò noi parliamo sempre di mala sanità ma questa è l'eccellenza e addirittura sono il primo reparto in tutto il mondo, come interventi. Sì, e si trova Unne non a Belluno o neanche in Veneto, ma si trova a Catania, perciò a Odontoiatria Speciale eh, che è appunto al Ferro perciò Se avete bisogno potete contattarli: eh, c'è cioè il dottor Terranova, il dottor Spampinato, eh, oppure contattate me tramite Facebook o tramite Giuseppe. Loro vengono, fate la domanda, loro vengono a fare degli screening proprio gratuiti in, queste, in, questi, in questi posti dove appunto ci sono dei ragazzi disabili. Eh, e sto portando avanti questo progetto con i genitori, con questa associazione degli autistici. Vabbè, parliamo di argomenti più frivoli. Sì. Ah, giusto? Come nascono questi soggetti il mammoriano e il monfiano? Il monfiano, ma io perché sono un ex monfiano, eh. poi ho un acquisito mammoriano, perché oggigiorno giorno, Pippo, se tu non barri duolino morrerai a, a fame, <ride> da ciò che male, perciò, e niente, io da ex monfiano poi mi sono, senti, mi sono catapultato in un, un quartiere di periferia, appunto con Librino, un edilto bar, da vedere, c'è cioè, gente che... Cioè, perciò, e da lì ho iniziato, poi ho lavorato dieci anni al carcere di Piazza Lanza eh. come infermiere, perciò là è stato veramente sì. una, una, un cantiere straordinario. Scusa, infermiera, femminiera, gli hai un domone dall'occhio. Un domone nell'occhio? l'uomo oppure gli hai indossato il ci rivedendo. Poi la cosa bella, io mi ricordo quest'aneddoto, inizi che io della mia carriera carceraria come infermiere. C'è stato un uno, per me un no, paziente, ah. magari che è detenuto, io faccio solo. Ah. Per me è un paziente, mi diceva scusa infermiera, io ho un dolore di testa che stai impazzendo. io ho dato una scriptite, in acido scetil con aspirina Complimenti, ma prego, siamo un docce mille, 2.000, 2000 scienziate che storiono una pinnola per tutte le malattie non ci hanno conosciute, le ho cazzate le se 5.000 euro il loro stomaco, me lo ha chiesto, euro il dolore di testa me lo ha chiesto, questa è stata un'aneddoto bellissimo, bellissimo veramente, un'esperienza un bellissima, anche perché poi il carcere... Non tu, sono tutti in attesa di giudizio poi la maggior parte escono perché non hanno fatto il fatto perciò c'erano moltissime persone anche innocenti e pagavano purtroppo e chi invece è colpevole stanno fuori eh, chi è questa legge italiana le se invece si dovessero trovare oggi allo stadio Angelo Massimino, certo. dunque l'ex Cibali un mammoriano e un monfiano per assistere ad una partita certo. di calcio cosa direbbero? che sa c'è cioè il il Monpiano, arbitro 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 se veramente con le corna invece il mammoriano come mi è successo iab a come mi desiderassi essere pavarotte per fare da quando <ride> si è connoto bellissimo questo è stato bellissimo che poi allo stadio su tutti gli arbitri tutti sì. gli allenatori, cioè tutti ne capiscono sì, sì. è, fantastico, è, è vero, fantastico vero poi il folklore di noi siciliani è bellissimo Assolutamente. Eh, il tuo rapporto con gli altri colleghi, mi riferisco a Giuseppe Castiglia, a Gino Storina. Eh, Totino, Toti. Ognuno di noi sappiamo fare quello che sappiamo fare, abbiamo rispetto. Io rispetto per tutti, figuri c'è posto per tutti, anzi più siamo meglio è perché cresce il prodotto, perché sì. il monopolio non ti fa mai crescere. Eh, ognuno di noi abbiamo diversi, diversi modi di fare gabaret, e va bene così. In tutta sincerità, se non ci fosse stato Salvo la rosa. Oggi, chi avrebbe conosciuto Davide Simone Vinici? Ma sai, io prima di fare Salvo la Rosa ho fatto la sei, l'ultima, teatri, ho fatto Laboratorio Zelig, più mi spingevo più a livello nazionale. Poi a livello regionale, grazie al pubblico siciliano, sono diventato popolare e eh, eh, niente. Poi ci siamo dati una mano a vicenda no? Perché insieme ha dato una mano a noi, noi abbiamo dato una mano appunto ad Insieme. Perché Insieme non fosse stato Insieme se non ci fosse stato i vari Totetotino, Ritterio, Davide Simone Vinici. No, e il tuo rapporto con Salvo? No, buono. buono rapporto a parte di stima, di affetto, da una vita, salvo un serio professionista, un bravissimo professionista, figura di nonno. Ho... Però poche apparizioni quest'anno insieme. Oh, quest'anno sono ritornato dopo 3-4 anni, anche perché, ripeto, ho fatto io un percorso professionale nazionale, ho fatto vari stagi, accademie, poi... Uno dei protagonisti di, di Scherzi a parte Perché io ho sempre detto oh, Come tutte le cose C'è cioè un inizio e una fine cioè, eh, Per non, non fare sempre le stesse cose Tra virgolette Perché già mancano gli autori a livello nazionale Figuriamoci a livello regionale ho sempre proposto ma perché non facciamo una soppopera a tutti quei personaggi amati perché poi quelli più amati siamo sempre di, di solito, no? che, che da anni che teniamo in piedi eh, questo programma, o a parte quelli nazionali e la bravura di Salvo la Rosa. Eh, e niente, non è mai stato recepito una cosa del genere. Io sono una persona che voglio sempre migliorarmi, perché un uomo senza ambizione è un uomo morto, perciò bisogna sempre crescere, mettersi in gioco, ho fatto un percorso nazionale importante. Eh, un paio di anni fa sono stato anche protagonista al Pariole a Roma con The Prozac Family, con La Mastronardi, Paola Minaccioni, Erosso Galbiati, siamo stati ospiti anche al Costanzo. E niente, quest'anno sono ritornato perché il pubblico tra virgolette me lo domanda. No, ma è per me un piacere. Ma per me, tra virgolette, insieme fa parte un, di un pezzo della mia vita, eh, cioè, ma, di, della mia vita. Ecco, dicevo canzi. Che tu hai partecipato e ne siamo anche da testimoni perché l'abbiamo visto. A scherzi a parte, ma sì, non c'è sì, nulla sì. di combinato. Allora, per quanto mi riguarda, no. Perché l'unica cosa è che si a volte quando c'è la vittima non è stata. Stato, grazie a Dio per fortuna il mio caso, quando c'è la vittima che sgama lo scherzo, poi lì ci dobbiamo mettere d'accordo ah. perché voi avete idea quante persone ci sono per uno scherzo, dietro le quinte, ma un, circa un 60, tu lo sì. sai quanto costa uno scherzo? Sì. Circa 200.000 euro. Uno scherzo. Uno scherzo. Perciò infatti quest'anno per abbattere le spese li hanno fatte le Iene, ma non è stata la stessa cosa. L'hanno fatto in Spese Zero con Davide Parenti che è lo stesso sì. autore di le iene, però non, hanno fatto due o tre puntate e poi è finita lì. Qual è lo scherzo che ti ha colpito? Ma io guarda, da grande milanista che sono quando ho avuto Andrea Pirlo davanti, un'icona ah. come Andrea Pirlo, poi ho fatto Fabrizio Corona, e mi è venuto difficilissimo, l'ho portato a casa alla grandissima, lo scherzo, che lui è proprio tosto. E poi vai Iorgo Lorenzo, Dovizioso, Castelli, l'ex ministro della Lega, la, la stessa Vanessa Incontrata sono comunque tutte esperienze straordinarie più che altro perché c'è uno stress impressionante perché la vai tutti in, 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 a fare l'improvvisazione, la devi essere bravo a portare a mano proprio alla fine lo scherzo. Possiamo dire, almeno per quanto mi riguarda, che lo scherzo più riuscito considerato che io ho seguito sempre Scherzi a parte è stato, ma mi riferisco agli anni che furono quello di Leo Gullotta. Le Gullotta. Le Gullotta quello è stato, un, è stato la puntata zero perché da lì poi è nato Scherzi sì. a parte è stata una cosa inventata da Fatima Ruffini che è tuttora il produttore della trasmissione, e da lì poi si è partito scherzi a parte, quello è stato veramente cinico e molto, sì, sì. molto duro come scherzo. Se però. ti fossi trovato tu al posto di Logullotta no, cosa avresti? Fatto? Io fosse, ma Illui c'eremo Daniami, io forse me la facevo direttamente un gode di questa cosa, perché Ido diceva, ma ci mi stanno rimo Ma ci chi è sta cosa? Grande uomo, un <ride> grande, grande Rimodano, uomo Leo, grande uomo di, di cultura, eh, un grande. Un grande, un grande. Si vorrebbe il ponte sullo stretto per collegare la Sicilia alla Calabria, però non è quasi paradossale che poi invece in Sicilia mancano le infrastrutture più in elementari. Innanzitutto in, 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 la Sicilia non fa parte dell'Italia, tutti ah. <ride> noi ci siamo una cosa a parte. E poi prima del ponte di Messina, io preferirei la Catania Gela, la Catania Ragusa, la Catania Palermo, soprattutto quando arrivano i ponti come Natale a Santo Stefano, cioè a Natale uh, e poi Pammango, Poranno e già il ponte. Il problema è questo, il problema, ma poi la cosa triste è che non voglio battere sempre su una stessa cosa, ma è la realtà che l'anno prossimo nel 2016 dobbiamo ritornare circa 580 milioni di euro stanziati per la Sicilia per l'infrastruttura infrastrutture alla comunità europea. Questo perché? Perché non siamo stati nel condizioni di doverle spendere, non ci sono le competenze per poterlo fare, soprattutto ecco questa è una cosa che io odio, io già, tu dico, già lo dico in partenza, un domani se io dovessi salire come deputato e sono forse tale, mi viene il grillino o il PD o chiunque altro partito di opposizione o di maggioranza che sia, mi propone una legge per il bene della comunità, io l'appoggio perché io paciozzo e non hai, segue un mio paciozzo caro Giuseppe, il mio elettorato, gli amici miei che mi voteranno e io li devo rappresentare. Questo è fare politica e l'interesse comune, non l'interesse proprio. Invece sull'Expo di Milano, che sarà una grossa vetrina, non soltanto per l'Italia... Speriamo che lo finiscono, perché c'è una grossa responsabilità anche da noi. È una grossa vetrina, però siamo sempre lì. Eh, sì, è d'immagine, però ne usufruisce chi? Boh, solo Milano, la Lombardia. Eh, ma è bene che si faccia, vediamo come va a finire. Già i primi arresti ci sono stati, perciò poi <ride> vedremo come andrà a finire. Invece a scuola come andavi? A scuola c'è tutto con l'autobus. <ride> <ride> Io purtroppo sono stato sempre una persona svogliata, molto intelligente, non studiavo mai, però prendevo dei discreti voti poi poi andavicchiano e mi mise a studiare, c'è cioè, il master universitario, una laurea di primo livello, ora prenderò il quarto master universitario. Sì, 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 ripeto perché. Io dico nella vita più sai, più autonomo sei, più forte diventi. Perciò è importante lo studio. È, importante. è vero, è vero. Poi anche se noi abbiamo la laurea della vita, che è la, che oh. quella non la puoi imparare da... Non ce lo puoi insegnare nessuno. Hai copiato qualcuno per fare l'attore, il cabarettista? Assolutissimamente no, assolutissimamente no. Mi dicono tutti che somiglio molto a Carlo Verdone, però poi a livello soprattutto locale ci sono tantissimi che mi imitano. Ma questa è una cosa che mi fa piacere, veramente sì. Sì. Qual è secondo te l'attore che ti ha colpito e ti colpisce purtroppo sono un malato, io ho avuto messi come Giancarlo Giannini, Remo Girone, Copagliai, Sergio Castellitto nei vari stage di perfezionamento. Però io sono un malato del cinema americano: Anthony Hopkins, eh, Morgan Freeman, eh, Denzel Washington, oh, propri attori al Pacino De Niro. Vabbè di chi stiamo parlando. E qual è il film che ti ha colpito in particolar modo? Ma io ne ho tantissimi, sia d'azione sia non. Oh, mi, piacciono, mi piacciono molto i thriller. Mi piacciono eh, sì, che sì, rivedi sempre. sempre? No, rivedo no, no no, io non sono un. Poi il cinema italiano purtroppo se non c'è la recitazione di pancia, che si intende la recitazione di pancia, okay, che non arriva anche l'aperitivo, eh. Certo, eh. Le... Il ha il dato caffè. il benvenuto alla signorina per il caffè, il Mammoriano e certo. il monfiano ora? Cosa direbbe? No, il Mammoriano, innanzitutto, ci dice: Signorina, mi scusi, è eh, qualche cosa a barruttare. <ride> e il monfiano? E, chiaro, Grazie, signorina, lei è veramente pazzasca. Mi picchiano io questa bocca, si vistono magari i modendini, <ride> è una battuta, eh? E allora, diciamo, dunque, tu non rivedi sempre i film, no? no? No, 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 poi io amo il, il cinema, il, il... poi amo l'arte a 360 gradi, dalla, dalla pittura alla poesia alla prosa, al teatro, alla musica, io molto, mi piace molto il jazz, eh, infatti questo è un altro mio sogno di fare proprio portare manifestazione eh, come Umbria Jazz, portare Sisilins Jazz, cose importanti eh, coinvolgendo sponsor a livello nazionale e nonno, portare del jazz veramente ad alti livelli, perché ricordiamoci che se noi facciamo delle manifestazioni importanti anche con pochi soldi. Si muove una macchina che perché ci trova chiuturo un lavora il tabacchino, lavora l'albergo, lavora il ristorante, questo significa indotto, però ci devono essere anche dei servizi. Ora ci hanno annullato, ci hanno abolito le crociere che so a Catania, cioè, queste sono dei... a Venezia ne volono, ci desideriamo, però se poi scende una crociera qui, che cosa offriamo tra virgolette? Il deserto. Perciò, il deserto. Perciò ci sono anche le guide, cioè, si, si mette in moto una macchina, poi, poi la cosa triste è un'altra, che io vedo tantissime persone e soprattutto genitori che con tanti sacrifici mantengono i figli all'università. Piangono per l'emozione il giorno della laurea, il giorno dopo, ripiangono perché queste persone devono partire all'estero. Infatti, i meglio l'hanno a Germania, italiani, l'Inghilterra, eccetera, eccetera. E invece, qua in Italia, purtroppo, però, dico sempre, signori, eh, io non sono abituato a piangermi addosso. Il bene non può essere sconfitto dal male perciò io credo sempre, sono un sicilianista e credo alla mia terra e dico però sempre una cosa, come dicevo prima se vogliamo che cambia qualcosa dobbiamo essere prima noi a cambiare perché dico sempre che la residenza della Sicilia sembra purtroppo una siciliane. siciliana Ok, ci fermiamo ancora una volta per dare la linea alla regia per la pubblicità intanto ne approfitto per ringraziare sentitamente eh, Simon Scicolone al di là delle telecamere e il nostro cameraman per eccellenza Antonio Burgio ci fermiamo, alla linea alla regia per la pubblicità <music> Siamo ritornati, abbiamo gli ultimi 4-5 minuti. Anzi, Medius abbondare come difficile. 6 minuti. Ok, dai, no, no. Scherzo. Dai. Allora, David, ma nel caso in cui fortunatamente per te dovessi diventare. No, per noi. Okay. <ride> dovessi diventare deputato, ah, sì. dunque un politico, mm. che fa? Smetti la tua carriera professionale? Giuseppe, bella domanda. Assolutissimamente no, perché l'ho sempre fatto e continuo a farlo. Continuo a fare l'artista in cambio. Nei miei cachet la sera stessa, che so, venga già l'affare serata, bene, si individuano con gli assistenti sociali delle famiglie bisognose, delle dell associazioni serie di volontariato. Che? Il mio cachet devo, lo, de, lo do in beneficenza la sera stessa. Che so, ci sono tre famiglie bisognose, gli facciamo chiamare al Parco, ci levamano l'assegno. Arrivederci e grazie. Continuo a divertirmi, a fare divertire le persone e fare del bene alla società. Non è una frase fatta? no? no Assolutissimamente no, perché l'ho sempre fatto. A me mi, quando l'ho dimostrato quando mi chiamano le associazioni di volontariato vengo sempre, perché io dico sempre quando c'è famiglia, quando c'è casa c'è barilla, quando non ci sono soldi che amano è mia. Ma io questo, questo no no a prescindere, perché noi artisti non dobbiamo vivere solo di cachè, ma bisogna anche, ti ripeto, dare, figurati, cioè, i soldi, il minimo ci vuole, no? per, però ripeto, un domani se dovessi intraprendere anche la carriera politica non smetto di fare l'artista assolutissimamente. Va bene. Ci racconti qualche barzelletta negli ultimi Come minuti? No, no? Una signora, ha cerca ah, cercasi uomo non manesco, super dotato, casalingo. Mi sta contendo la bocca, signora. Piglia, sono una botta tinta, un chiesi presente, un burro, con un mazzo di giù, tenda a seggiare la dice, scusi, lei... Cioè, sto rispondendo all'inserzione sul giornale Dice mm. ma lei è sicuro? Dice certo Lei cerca uno non manesco? Dice sì A lei mano come ci può usare? Dice che se è vero Cerca uno casalingo? Dice sì Se non mi ci porta fuori lei caseggio, rodello, Posso uscire mai? Dice che se è vero Ma l'ha letto bene? Certo Ma lei l'ha letto super dotato? Lei come pensa che io sono io campanello? Ah, giusto no. <ride> Giusto giusto Oppure a proposito dei ponti Dei non eh, sì. ponti Che a Sicilia ne sta cascando a, pe a pezzi Due amici catanesi ora la fame completamente c'era, Giovanni Lanesto, i peppucciuffatori, no? Dice, Ma noi ci stiamo morendo, Rafa, ma come siamo combinati? Dice, Come siamo combinati? Sai, io ce l'ho la soluzione. Guarda, vale. ora mi racchiamo a Milano, al nord, mi faccio i soldi e così viste, si viste, si, sì, guarda, non muore da fa finché stiamo, cioè, e tu vedrai, dopo due anni questo scende miliardario, mih, chi è che stava in Sicilia? Dice, Come diventasti miliardario? <ride> Fratello, di che stiamo parando? Camminavano l'appalto grattacieli di 20 piani invece di 20, 17 piani, e un resto, oh, mi davano ponti con cemento armato, qual armato, disarmato, e poi un resto, ah oh, io ti do un po' di soldi così tu ti avvii, mi raccomando, eh, con botte di bene, io tra due anni scendo e ti voglio avere come a mia. Questo riscende e trova quello che è rimasto in Sicilia ancora più ricorigo. Fratello, ma come hai fatto? Come ho fatto? hai visto da lunga autostrada ci cioè, parlando tutti e stai verranno solo campagna era così ah, <ride> era nell'immaginario oppure a proposito di questo comune di Catania dovevano fare l'affresco dell'affacciato del comune di Catania cioè, a un certo punto, c'è i tre preventivi visto che ormai siamo da 11 anni, 12 anni in Europa e hanno fatto l'affresco del comune di Catania i preventivi, di un tedesco, di un francese e di un catanese Perciò si chiama in del prezzo, il sindaco li convoca uno a uno, dice tu tedesco con mai 3.000 euro, 1000 euro vernice, 1000 euro seconda mano, 1000 euro facciata. Io, bravo, ah complimenti, si sì, amico a che ya, yeah, yeah. ah vabbè che poi tedesco è ingazzato, no? Yeah, yeah. Magari ti dice ti amo, ti amo, pare che ti sta dicendo qualche mano parola, no? Il francese, perché 6.000 euro, 3.000 euro i migliori in banchino del mondo, 1000 euro vernice, 1.000 euro seconda mano, 1000 euro mio guadagno, bravo onesto. Dice. Uga Denis, ma c'è, picchi 9.000 euro perché poi Catania secondo me mi chiede se abbia la citazione. Sì, noi <ride> siamo sole, dice sole, siamo sicuro, sicuro. Posso chiudere la porta? chiudere la porta? Tu. A mano d'obuso, perché per il siciliano a mano d'obuso è indicativo, no? Sì, non lo posso parare Parazzi, picchi 9.000 euro, 3.000 euro per me, 3.000 euro per lei, 3.000 euro per poteco, non faccio mai che facciato comune. Cioè, in subappalto, quindi non ne mangiano, ma mi bravo. Bravo, bravo, complimenti. Ma poi, poi, e, e poi. Dai, una politica, dai, in conclusione, una politica ce l'hai. Una... Eh? <ride> no, una politica no, no. una politica no, ce n'è tante. Possiamo raccontare un'altra un che è carinissima. Questo è uno dei miei cavalli anche di battaglia, visto che parliamo sempre di politica. Il, 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 il simbolo di, della piazza Duomo di Catania che cos'è? L'elefante di dietro la Ulioso. Eh. Perciò il sindaco di Catania chiama Moi Roffei, dice: Cara Moira, ma portare l'elefante bello, bello, naturale, perché io voglio battere chi non la pesa o voglio mettere uno vero. Non ti preoccupare, l'aio tu, tu mangi a che parla così, no, quella veneta, Non ti preoccupare, lei, e eh. speciale, dice, ma più essere speciale che fa? Che tu ci cucci di fa? Ah, sì, va bene. c'ho ho presentazione dell'elefante coperto. Scommogliano uno elefante e c'era da mala proboscide raccossine. Di, di lentini a contatto colorate, da ricchi, una gialla e una vite. Bello, perciò se parte così, con cari cittadini. Guardate quanto è bello, si chiama B è anche molto intelligente sentite, ah bingo ma Non nonna a parare bingo furia cura nonna a discorrere bingo ma zampa ma manca a parare ma era, che mizze che mi hai portato Però nera, un'altra cosa, ma era sconvolta Se non andò lì a farsi, ci piglia andare da Ricche, L'esgraziato, vent'anni che ci con me Da tutti i cicchi, da tutti i piazzi Perché proprio qua al comune di Catania non vuoi ci Appunto, ora che ho posto comune, ancora devo lavorare <ride> <ride> E vabbè, siamo stancato magari lì a farsi cioè, È la giusto, è eh. giusto, va bene Sei stato bene con noi? Meravigliosamente bene, quando, avete, quando mi volete chiamare sono sempre Vabbè, vostro. Giuseppe, grazie. No, no, grazie a voi, grazie, grazie, grazie. E ai telespettatori voglio dire una semplice cosa. Innanzitutto, ringrazio sempre un grande amico che mi dà questa forza, questo amore di fare sempre questo straordinario lavoro. L'artista che è il pubblico, cioè voi. E poi grazie di avermi dato un pezzettino della vostra anima. Da Davide Simone Vince è tutto. Grazie. grazie. Abbiamo concluso con il nostro ospite David Simone Vinci. Noi ci rivedremo lunedì prossimo alle 21 in replica alla mezzanotte, la domenica dopo alle 18. Potete seguirci anche su internet tg10.it e sul profilo Facebook 10 Domande 10. Grazie e arrivederci.